Segnale News. Grazie per la linea. Apriamo con la notizia del furto che si è verificato nel pomeriggio di ieri al Brico Center di Frosinone. I militari della locale compagnia, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 62enne del luogo. L'uomo, dopo aver sottratto merce all'interno del centro commerciale ed essere sfuggito al controllo antitaccheggio delle casse, ha raggiunto l'uscita dove è stato scoperto dagli addetti alle vendite. Datosi alla fuga, l'uomo è caduto a terra riportando una frattura. Spostiamoci ad Anagni, dove due giovani fidanzati sono stati arrestati dai carabinieri dopo un lungo inseguimento, prima in auto e poi a piedi, per le vie del quartiere di Osteria della Fontana. I due avevano infatti provato a rubare pezzi di parmigiano ed altri generi alimentari dal supermercato Conad di località Finocchieto. A dare l'allarme gli addetti alle vendite. Una volta scoperti, i due si sono dati alla fuga, rincorsi da uno dei titolari del supermercato e da alcuni membri del personale che nel frattempo avevano allertato i carabinieri giunti tempestivamente sul posto. I titolari del Conad hanno poi deciso di non presentare denuncia nei confronti dei due giovani, poco più che ventenni, fuggiti da una struttura per tossicodipendenti di Cassino dove erano ospitati. Andiamo a Fiuggi. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone ha intensificato i controlli a tutela del mercato dei beni e servizi, con particolare riferimento all'immissione in vendita di prodotti non sicuri o privi della corretta indicazione sull'origine delle merci. La Guardia di Finanza di Fiuggi ha quindi individuato 8 esercizi commerciali tra Fiuggi ed Alatri che esponevano per la vendita materiale elettrico, articoli di bigiotteria ed accessori moda di provenienza cinese, nonché luminarie natalizie prive delle certificazioni e requisiti necessari al loro corretto impiego e commercializzazione, considerati potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute dei consumatori. Sono in corso quindi le indagini volte all'individuazione dei canali di approvvigionamento dei prodotti illeciti provenienti dalla Cina tramite spedizioni. In chiusura torniamo ad Anagni. Il prossimo giovedì 22 dicembre si terrà la Christmas Run, corsa podistica in cui i corridori vestono i panni di Babbo Natale. Organizzata dal Runners Club della città, la partenza per tutti, grandi e piccoli, è prevista da Porta Cerere alle ore 17. L'evento è organizzato in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Anagni. Bene, da parte mia è tutto, io vi ringrazio e vi restituisco la linea. Segnale News.